Cari amici, buongiorno da Serafino Massoni. Vi vorrei dimostrare, nella mia breve chiacchierata odierna, di oggi mi pare che sia il 9 febbraio 2008, di quanto siano rimasti indietro i giornalisti nei confronti di Internet. Internet ormai è diventata la prima agenzia stampa del mondo e i giornalisti farebbero bene a navigare un po' di più in internet per vedere quale notizie vengono date su internet, in modo di essere un po' più rapidi a dare loro le notizie poi ai loro lettori. Pensate, sette giorni fa su YouTube Libero Video e Daily Motion, su YouTube Libero Video e Daily Motion, io mi sono visto un meraviglioso video intitolato Sarkozy e Alain Delon, due punti, vite parallele. Sarkozy e Alain Delon, due punti, vite parallele. Non mi ricordo chi fosse l'autore di questo meraviglioso video. Fatto sta che questo meraviglioso video appare 5, 6, 7 giorni, diciamo ai primi di febbraio. Appare 5, 6, 7 giorni prima di questa stupenda pagina del Corriere della Sera. Del Corriere della Sera di venerdì 8 febbraio 2008, un meraviglioso articolo che la brava giornalista Maria Luisa Agnese scrive subito dopo la faccenda dell'SMS con il quale il povero Sarkozy scriveva alla sua amata Cecilia: cara, se tu ritorni con me, io non sposo Carla Bruni. E Maria Luisa Agnese ci ha fatto un bell'articolo, pagina piena, grandissima eleganza grafica, qual è lo stile del Corriere della Sera. Poi, per dare più forza al suo articolo, ha interrogato con il più grande teorico dell'amore che esista in Italia, cioè il grande sociologo Francesco Alberoni, che per la verità di libri sull'amore ne ha scritti così tanti che ora è difficile che possa scriverne degli altri, perché sull'amore ha detto tutto. Fatto sta però che l'emerito sociologo Francesco Alberoni è rimasto probabilmente nel mondo occidentale l'ultimo patriarca dell'amore borghese e patriarcale. Per cui le sue interpretazioni sull'amore sono obsolete, sono superate, perché siamo di fronte a un nuovo tipo di società che sta ritornando al matriarcato. Parlo del mondo occidentale avanzato, il mondo ricco, non il mondo della penuria del terzo mondo, Il mondo ricco sta. Abbiamo una forma di matriarcato strisciante che dà molto fastidio ai patriarchi. I patriarchi non l'accettano mica, questo è il ritorno del rimosso. Allora qua viene interpellato per questo paginone qua, per dare più importanza a questo paginone, viene interpellato appunto Francesco Alberoni che si trova spiazzato per il fatto che oggi le dodicenni vanno nelle discoteche pomeridiane dove fanno le cubiste e vengono chiamate principesse. Non ci si trova più Francesco Alberoni in questo mondo dove le donne fanno quello che vogliono, proprio come ai tempi del matriarcato.
Eh sì, la realtà ci sta scappando di mano. Ma cara giornalista Maria Luisa Agnese, una donna non avrebbe bisogno di interpellare un uomo per parlare d'amore. Non c'era bisogno di chiamare Francesco Alberoni, ma bastava che Maria Luisa Agnese frequentasse un po' di più internet e si gustasse quel magnifico video intitolato Sarkozy e Alain Delon, vite parallele, che l'avrebbe scritto prima. L'avrebbe scritto prima e meglio. Non avrebbe dovuto aspettare che uscisse il famoso SMS del povero Sarkozy. Allora, chi dice queste cose, chi vi sta parlando, è l'autore di un romanzo che uscirà nella tarda primavera per i tipi della casa editrice Aliberti e sarà portato in tutte le edicole, in tutte le librerie, pardon, dalla casa editrice Rizzoli. Questo libro è proprio ambientato ai tempi della guerra di Troia, che è considerata come il primo grande scontro di civiltà tra il patriarcato ariano miceneo e il matriarcato di Troia. Ed è proprio con la vittoria del patriarcato miceneo, ariano miceneo, che nasce il nuovo amore, che io ho definito amor miceneo, ed è l'amore patriarcale, perché anche l'amore, come tutti gli altri fenomeni, è una realtà storica. Anche le malattie sono una realtà storica, che cambiano a secondo dei contesti. Anche l'amore. Ma il sociologo Francesco Alberoni non è più adatto a interpretare il cosiddetto amore. Sappiate bene poi che l'amore, la parola amore, è la parola di cui si fa l'uso maggiore, ma è una parola della quale non si conosce l'etimologia. Non sappiamo qual è l'etimologia. Quando un vocabolario vuol liquidare l'etimologia di una parola perché non la conosce l'etimologia di quella parola, dice di lontane origini pre-indoeuropee, proprio quello che va detto sulla parola amore. Quindi non dice di origine collegata al latino, collegata al greco, di origine indoeuropea. No, di lontane origini pre-indoeuropee, non se ne sa niente sull'etimologia della parola amore. Sì, non se ne sa niente, perché l'amore vuol dire tutto e niente. L'amore è una parola nata per imposizione patriarcale proprio ai tempi della guerra di Troia, quando nacque il cosiddetto amor miceneo. Ne avevo parlato anche nella Lama e la Rosa, pubblicato prima da casa editrice Aliberti e poi preso in prestito dalla casa editrice internazionale Hachette e venduto in una tiratura eccezionale perché è portato in tutte le edicole italiane. Allora, giornalisti, internet sta più avanti di voi, perché questa faccenda di questo amore tra virgolette, che tra l'altro non è neanche un amore, ma è una reciproca utilizzazione, beh, questo articolo era già stato preceduto di 5 o 6 giorni da quel famoso video apparso su YouTube, video libero e Dailymotion. Sarkozy e Alain Delon, vite parallele. Cari giornalisti, frequentate di più internet, perché oggi internet è la più grande agenzia stampa che ci sia al mondo. Se voi frequentaste di più internet, i vostri articoli li scrivereste prima e meglio. Carissimi amici, vi faccio tanti saluti e tanti auguri. E a risentirci alla prossima puntata con Serafino Massoni.